Buongiorno a tutte ragazze e ragazzi, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Non so se vi ricordate, penso ormai sia passato un anno almeno, beh, qualche mese fa comunque, ho fatto il video reaction ai nuovi panini di McDonald's per giallo zafferano. Ecco, le nuove uscite sono proprio altri gusti di panini, quindi sono corsa appena l'ho saputo a provarli. E adesso andiamo a prenderli e a provarli. Allora, eccoci qua per l'assaggio. Sono stata a prendere i panini. Alla fine ho visto che c'era la promozione per uno dei due gusti. Come vedete hanno messo il coupon dei 2 euro per oggi, invece per domani c'era il goloso. Insomma, ho beccato l'offertina, quindi l'ho usata. Non avevo intuito che fossero entrambi con la fettina di pollo, insomma. Ve li faccio vedere. Questo qui dovrebbe essere, sì, l'audace. Come vedete all'interno ha i peperoni in agrodolce, tra l'altro, perché sento un odore familiare con la scamorza affumicata. Eccolo qua, questo qui. Mentre il goloso ha la pancetta con la salsa ai pomodorini gialli. Eccolo qui. E poi vediamo come ce l'hanno invece impiattato. Ah, qui c'è della robina verde dell'insalatina. Così a vista e a olfatto devo dire che preferisco la versione con i peperoni, perché io non vado pazza per il bacon, né per l'odore né per il sapore. Quindi direi di iniziare infatti da questo qui, che era l'audace. Spero di non sporcarmi perché già vedo grondare la salsina. Lo vedete l'interno? È bello succoso ovviamente il filetto di pollo. L'abbinamento con i peperoni non so se mi convinca tanto, sapete? Cioè di gusto è buono, ma è tutto troppo caldo. Non so se è il calore generale o il fatto che sia proprio tutto troppo caldo. I peperoni caldi, il filetto caldo. Forse avrei preferito i peperoni un po' più freddi, non lo so. Poi ripeto, aspetto di leggere i vostri commenti e i vostri feedback se li avete assaggiati. Io sono una grande fan dei peperoni, soprattutto fatti così in agrodolce, quindi mi aspettavo qualcosa di meglio, non lo so. A questo punto spero nel goloso. Allora, c'è tantissima pancetta, hanno beccato proprio la persona giusta. La salsa ai pomodorini gialli, io adoro il sugo di pomodorini gialli, quindi spero almeno quello mi piaccia. E spero appunto che si senta. Quindi vado con l'assaggio, spero di prendere un po' di tutto, anche se la salsa è centrale. Vabbè, io percepisco solo tanto bacon. La salsa ai pomodorini non la sento per niente. Ho slinguazzato solo la salsa sul pane. Devo dire che è molto buona, però si perde con sto bacon. Sono veramente veramente interdetta. La prima versione dei tre, mi pare fossero tre gusti quelli precedenti, mi erano piaciuti un sacco. Questi sono un po' mi spiace dirlo perché mi aspettavo, appunto dato il successo della prima ondata, fossero più particolari. Aspettate che ho bisogno di bere, che fa troppo caldo. Io adoro prendere la bibita col ghiaccio, così posso fare questo. Allora, vi do una conclusione, anche perché non riuscirò a finire entrambi i panini. Il goloso, che è quello con la pancetta e i pomodorini gialli, mi aspettavo veramente qualcosa di buonissimo. Forse se ci avessero messo più salsa e pomodorini, non lo so, meno bacon, vado a capire. Non mi ha convinta. Mentre ho ridato qualche morsichetto a questo adesso che si è freddato ed è molto più buono. Quindi consiglio a quelli del Mac, non scaldate i peperoni. Cioè, non lo so, è veramente più buono. La scamorza ci sta benissimo. E devo dire che tra i due, per me vince assolutamente questo, che è l'audace. Aspetto di leggere poi qua sotto i vostri commenti a riguardo. Quale era il vostro panino preferito dei tre precedenti? Quale lo è adesso di queste due versioni? Io, se devo essere onesta, la mia versione precedente preferita era quella con la senape. Io sono una grandissima fan della senape, quindi adoravo. Dicevo, si è scaricata la batteria come previsto. Stavolta è andata un po' così. Ci rifaremo, spero, prossimamente. Se usciranno altre versioni, vedremo. Staremo a vedere i nostri video assaggi. Detto ciò, io vi mando un bacio gigantesco. Ci vediamo direttamente al prossimo video. Se questo vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su e iscrivetevi per non perdervi i prossimi. Ciao!